Lucas, io so che tu sei stato già informato di questa cosa, è stata informata la tua famiglia, tuo figlio. Il dottore dell'isola, Lucas, ha riscontrato che hai un problema di salute che pregiudica la tua permanenza sull'isola. Allora, niente di grave, nulla di grave, voglio tranquillizzare tutti, e Lucas lo sa che non è nulla di grave. Però diciamo che non puoi rimanere lì e vivere in quelle condizioni che sono abbastanza estreme per il tuo stato di salute. Scusami, posso parlare? Sì, certo, Lucas. Posso parlare? Certo. Posso parlare? Sì. Scusa, io sono andato a questo centro medico straordinario, mi hanno fatto la lastra, poi ho atteso un pochettino, è uscito il dottore, ha detto sì, tutto a posto, una piccola contusione. Ok. Bene, e adesso sia uno scherzo di carnevale, ditemelo adesso perché io sto male, no, se è la verità, perché io non posso, io mi sento giovane, che vengo lì a fare che cosa? A intossicarmi di nuovo, lo stress, il fumo, lo spensate, le cose. Fatemi stare qua, fate l'assistenza a te. Va bene, ma fatemi stare qua, perché non c'ho il dolore, non c'ho più il dolore, da 2 giorni che non c'è il dolore. Ma dov'è? Allora facciamo una cosa, Alessia. Sì. Io rispetto la volontà del dottore e degli avvocati di Milano della Maglioia. Io voglio dire questo. Io vorrei mettere 10 firme, ma hanno detto che non posso firmare.